alla stagione di Simona Sposi. Nella galleria del centro acquisti Il Nuovo Borgo è stata inaugurata la Kermesse Solmona Sposi 2017. Solmona Sposi è una nuova edizione della Fiera degli Sposi. Nella galleria del centro acquisti è stata allestita una grande esposizione con eccellenze di offerte per tutto quanto occorre ai futuri sposi. Gli espositori sono circa una trentina e vengono da tutta la regione. Siamo arrivati ormai alla 10ª edizione anche più di Solmona Sposi e quindi se riusciamo ogni anno a ripeterla vuol dire che è una cosa che il territorio accetta e che vuole e che riscuote gran successo. Al taglio del nastro la galleria del Borgo era affollata di visitatori e clienti. La clientela accoglie sempre con molto favore iniziative di questo tipo. Questo è un evento fieristico ormai consolidato e noi siamo molto contenti, parlo a nome di tutta la struttura e puntiamo molto su questi tipi di eventi a carattere appunto fieristico e vedono il coinvolgimento di più attori. E si respira oggi una bella atmosfera, sarà anche il periodo natalizio che si avvicina e quindi esprimo grandissima soddisfazione per come è cominciata questa 3 giorni dedicata agli sposi. Si pongono bene i clienti del centro commerciale anche perché quest'anno abbiamo avuto tante novità di stand nuovi che non erano mai stati in fiera e che sono stati lietamente contenti di Sulmona e del centro commerciale che li ha accolti. Sono venute in realtà da Roma, da Teramo, da Pescara, da Montesilvano, da Lanciano, quindi abbiamo veramente una rappresentanza di tutto l'Abruzzo. Presenti alla manifestazione alcuni figuranti di Intro d'Acqua. Siamo presenti con queste due figure in costume d'epoca, quindi tipiche di Intro d'Acquesi, e per manifestare la nostra approvazione a quelle che sono le iniziative che vengono svolte nel nostro territorio. In questa settimana c'è questo evento dedicato agli sposi. Ce ne sono altri. Ci saranno altri anche. Io volevo sapere però una cosa, Intro d'Acqua dunque c'è una grande tradizione storica con questi figuranti e con altre rappresentazioni che voi fate, io ho assistito qualche volta. Sì, qualche anno fa sono state fatte 3 giornate medioevali, quindi caratterizzate anche proprio con la presenza di falconieri, con la partecipazione anche del gruppo storico di Sulmona ed altri gruppi storici. E la manifestazione si è svolta su 3 giornate. Poi abbiamo ripreso un anno noi come Associazione Culturale Futura un evento fatto nella parte storica del paese sotto la torre medioevale chiamato Borgo in Festa. Manifestazione che abbiamo ripreso anche a fine maggio, una domenica praticamente dedicata esclusivamente a quello che era il momento storico e proponendo sia la tavolata in costume d'epoca che abbiamo proposto anche dei piatti tipici riferiti all'epoca storica, quindi senza cadere nella pasta al sugo che normalmente si fa. Le cose di ordinaria amministrazione, ma rievocazione storica anche nell'alimentazione. Sì, abbiamo cercato comunque di proporre dei piatti che potevano essere presenti in quel periodo, quindi che venivano prodotti che venivano direttamente dalla terra o dall'allevamento del bestiame, degli animali. Quindi abbiamo evitato quelli che potevano essere alimenti importati. Era nel periodo del 300-400, parecchi prodotti ancora non erano presenti. Abbiamo proposto la zuppa di cipolle, abbiamo proposto delle zuppe fatte di verdure di campagna, che poi è quella che nel tempo si è tramandata anche a livello della tradizione contadina. La rassegna è aperta il giorno 24, 25 e 26 novembre. Le 3 serate sono arricchite da eventi e spettacoli. 3 giornate di attenzione alla donna e di puro divertimento. Oggi abbiamo dedicato una giornata alla musica, che è molto importante nei lieti eventi quali i matrimoni, le cresime, i battesimi, i 18 anni. E quindi sul palco c'è l'esibizione live di vari gruppi musicali. Domani sarà dedicata alla bellezza, quindi avremo un'intera giornata con il concorso La Bella d'Italia, quindi tutte giovani ragazze che si incimenteranno nel prendere la fascia più a
ambita. Domenica è dedicato prettamente al mondo degli sposi, quindi avremo dei live trucco e parrucco in diretta sul palco e poi avremo i défilé di tutti gli atelier che trovate in galleria e in esposizione. In più ci sarà la delegazione del comune di Villelago con la rievocazione del matrimonio d'epoca. Quindi iniziamo alle 5 e finiamo alle 8 col taglio della torta, ma un pomeriggio veramente, veramente pieno di musica, spettacolo, moda e anticipazione dei défilés del 2018.